L'ex sottosegretario del governo Berlusconi, Silvano Moffa, è giunto a Isernia per sostenere la candidatura a sindaco dell'esponente di centrodestra Giacomo D'Apollonio. Moffa, originario di Riccia, è stato presidente della provincia di Roma. Giornalista professionista dal 1985, è stato vice direttore del quotidiano Il Secolo d'Italia. Sindaco per 10 anni del comune di Colleferro, in gioventù Moffa ha vissuto a Isernia, dove il padre era segretario comunale. Per lui dunque si è trattato di un ritorno a casa. Beh, senz'altro sì, perché qui sono cresciuto, qui ho fatto tutto il ciclo degli studi, poi sono stato chiamato ovviamente a Roma e da lì non mi sono più mosso, però il contatto con il Molise e con questa terra e con Isernia in particolare non è mai venuto meno. Il collegamento anche con i tanti amici che adesso vedo impegnati in questa grande sfida per la conquista del comune di Isernia. Giacomo D'Apollonio lo conosco da bambino, abbiamo fatto insieme tutto il ciclo degli studi, ho seguito le sue attività professionali, è un uomo moralmente integro che si vuol mettere a disposizione della sua città e credo che questo spirito di servizio vada assolutamente valorizzato. Isernia ha bisogno di ritrovare certezze, punti di riferimento, superare anche questa latente rassegnazione ed essere rilanciata sul piano economico produttivo, recuperando anche una centralità alla cultura e recuperando anche quelle tradizioni che l'hanno fatta diventare una importante città del Molise. Il leader di Insieme per il Molise, Michele Iorio, prosegue intanto nella sua battaglia a sostegno di Giacomo D'Apollonio. Per l'ex governatore gli isernini hanno acquisito la necessaria consapevolezza della gravità della situazione attuale e non commetteranno di nuovo l'errore di consegnare la città a frattura. Io credo che la consapevolezza dei cittadini sia ormai matura nel ritenere che bisogna dare una svolta alla città e alle sue prospettive. E per fare questo naturalmente c'è bisogno di puntualizzare gli aspetti politici ma anche personali dei candidati. Noi con la candidatura di Giacomo D'Apollonio abbiamo trovato, diciamo, l'opportunità di indicare una persona che darà piena disponibilità all'impegno amministrativo in questa città, dedicherà tutto se stesso e credo possa essere la persona con la quale Isernia ricomincia a sperare. Ecco, questo è il nostro obiettivo principale. Io dico spesso che Isernia ha sbagliato una volta a votare frattura e a votare Brasiello sindaco. Sono stati anni bui per questa nostra realtà. Ora bisogna creare l'alternativa e l'alternativa credo sia interpretata nella maniera migliore proprio da Giacomo D'Apollonio.